ci sono carte ovunque. Anche l'altra volta abbiamo trovato un paio di carte in giro. Vabbè, andiamo a dormire. È il momento di riposarci. È stata una giornataccia oggi. Meglio riposare. Neanche sul cuscino, direttamente steso sul letto così. Atto 1. Buongiorno a tutti. Normale, tutto normale. Plastica sinaptica. Sembrerebbe tutto a posto. Oh, Jackie. Wow, ehi. B, hai dormito un po'? Non importa, è ora. Ma il funzionamento, eh? Credo di essermi preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa. Non so, un neurovirus. Dovrei farmi vedere da qualcuno. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Meno male. Un'altra carta, ancora. Ehi là, buongiorno. Regina Jones. Rispondi? Avi, sono Regina. Ehi, Regina. Se cerchi lavoro a Watson, chiamami. Come mi hai trovato? Come sai il mio nome? Questo è vero. Se vuoi prendere le mie informazioni, potrai definirmi una collezionista. Ci sentiamo, Vi. Buona serata. Anzi, buona giornata. Nuovo messaggio. Ehi, Vi, sono Regina, oh? Ho sentito che cerchi lavoro a Watson. Si dà il caso che io sia uno dei datori di lavoro principali. Se non vuoi sprecare il tuo talento, da un'occhiata ai contatti che ti ho mandato. Lavora bene e avrai altri. Ci sentiamo. Ok, quali contatti? Che contatti mi hai mandato? Io non li vedo. Ah, forse i contatti sono questi qua secondari, intende. Ok, credo, non lo so. Favori, incarichi semplici. Incarico secondario, minore, lavoro semplice. Pericolo molto alto. E là, addirittura. Comunque, seguiamo questa missione e vediamo dove devo andare. A 15 metri, ok. Bene. Aspetta, questo cos'è? Ah, qua vendo la roba, è un venditore, ottimo. Ok, facciamo R3 per vendere tutte le cianfrusaglie e farci 24 euro dollari. Che sono le carte e tutti gli oggetti merdini. Poi vendiamo, per esempio, le armi inutili. Sto fucile a pompa fa un po' cagare, però lo tengo per ora. Si sa mai che possa essere utile. Benissimo, tutta la roba inutile, finalmente l'ho venduta. E questi? Ah, sono poliziotti. NCPD, apri! Ci hanno chiamato, siamo qui per aiutare. Sappiamo che sei lì dentro! Beh, con quella voce non mi fiderei molto, eh. Ma guarda, ci sono bambini qua in questo gioco. E c'hanno gli occhi rossi. Ma guarda, ma quante carte ci sono in giro? Ma poi perché? Questo cos'è invece? È una valigia. Un Max Doc MK1. Vabbè, tutto quello che può far comodo io lo prendo. Ma, signorina, è inciampata. Vediamo. Pensavo inciampasse anche lei. È quasi caduta la signora. Bella la zona in cui vivo. Mi piace lo street food. Cos'è? Un'arena... Ah, è un'arena di box, a parte il fatto che... No, grazie. Mi ha appena preso a tecno calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro di... Che ne dici? Ma guarda, dai. Perché no, dai. Andiamoci dentro. Leggero sui piedi. Muovi quella testa. Va bene. Vediamo se magari mi dà... qualche abilità nuova. Dai. Maledetto. Ah, abbiamo vinto. Ma pensavo fosse peggio la cosa. Vabbè, ci sto, dai. Che cos'è in vendita a proposito di quegli incontri? Vediamo che cos'è. Hai parlato di alcuni incontri. Ti ho visto combattere sul ring. Mezzo secondo fa. Buon istinto e riflessi veloci. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali. Chissà perché non me lo aspettavo, guarda. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi. Per entrambi, io prenderò una piccola percentuale delle vincite. Sai, come tuo agente, tu riceverai il resto. Certo. Vuoi arricchirti sulla mia pelle? Oh, capisco. Vuoi arricchirti mentre sputo sangue, sudore e lacrime. Ehi, bisogna pur guadagnare qualcosa, no? Perlomeno sono stato onesto con te. Quello è vero. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Scegli dove vuoi andare, punta i tuoi eddi e inizia a combattere. Se vinci, porterai a casa il pianto.
Ho capito. Se riesci a stenderli tutti, avrai la possibilità di combattere nel gran finale. Chiaro? Contro chi? Chiaro. Chi è il gran boss? Bene, ma solo che non puoi uscire da Watson. Non ancora. Puoi iniziare da Kabuki. Ok. Io credo in te, V. È tempo di mostrare a questa città quanto vale. Grazie, coach. La ringrazio della fiducia. V, la tua piccola 45 vuole il suo pallino. Ora fa le pizze dopo ogni colpo. Scusami, mi stavi chiamando? Ehi, ciao. Fammi vedere. Ah, hai roba per me. Interessante. Il Dying Knight, non comune iconico. Ma una cosa che non ho capito, e forse probabilmente dovrò capirla con il tempo, ma le armi livellano? Cioè, nel senso, più avanti troverò a livello 4 un'arma che è di base più forte di questa, o le armi comunque livellano con me? Questa cosa non l'ho ancora capita. Quanto Ah, mi costa 0. La prendo. Grazie. Grazie, Wilson. Hai ricevuto un oggetto iconico insieme a un set di istruzioni di creazione. Puoi usare queste ultime per creare versioni migliori dell'oggetto. Qua... Ah, ecco come. Quando si crea una nuova versione di un oggetto iconico, l'oggetto originale viene distrutto. Ho capito. Gli oggetti iconici possono inoltre essere potenziati con le armi o gli abiti normali. In che senso? Cioè... Le rompo e le potenzio. Il potenziamento ne migliora il livello e le statistiche. Ah, questo è interessante. In modo che resto sempre utili man mano che avanzi di livello. Grazie Ho mille. Capito. Grazie, Wilson. Stavo per chiamarti Watson. Fammi vedere allora questo potenziamento. Scusa un attimo. Vediamo, mettiamo questa pistola. Ah, guarda. Io non capisco il perché, allora, di questa cosa, però... Perché quando le prendo gli oggetti sono meno potenti e quando ce li ho in mano diventano più potenti? Non l'ho ancora capito. Però mettiamo quest'arma. Quindi la mia pistola in questo momento fa schifo, giusto? Come faccio a sacrificarla per potenziare questa? Che tra l'altro per potenziarla mi serve anche un talento, l'artigiano, ok? Però in che senso posso usare i pezzi normali? Nel senso mi serve smontarla? È questo il senso? Ah no, guarda, c'è potenziamenti, sono stupido, ok? Ok, per potenziare... Ok, sì, è come dicevo. Mi serve quindi i componenti verdi e bianchi. Per potenziare la katana invece quanto ci vuole? Pezzi verdi. Di bianchi e blu. Ok. Ok. Forse allora prima ho fatto un errore a vendere gli oggetti. Però ora che l'ho capito più o meno, ci penserò le prossime volte. Bella. Mi piace l'animazione di quest'arma. Mi è piaciuta. Comunque, oh, la gente si sarà lamentata. Però le ambientazioni a me piacciono. Le ambientazioni fatte così a me... Che è successo? Attivazione scanner, ti pagherà per il tuo aiuto nel combattere il crimine. Contratti, i fixer ti contatteranno quando ti trovi nei pressi del luogo di contatto. Fixer, questi intermediari ti informeranno sui contratti locali disponibili. Ok. A me piacciono queste cose non troppo futuristiche, ma comunque che si mischiano con la quotidianità, diciamo. Questo cos'è? Un venditore, ok. Ehi, hey, Jackie! Colazione leggera, eh? Uomo del momento. Ce n'hai messo di tempo. Mi è venuta fame ad aspettarti. Lo vedo. Che facciamo? Siediti, fammi finire. Poi facciamo visita al signor Vector. Ok. Siediti, mi aveva parlato di una sorpresa. Ieri parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose. Vediamo se lo prende il cibo. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Un nuovo lavoretto. Continua. Sentiamo, anche se intanto la visuale piano piano sta andando via. Ma è commissionato niente meno che da Dexter DeShawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City. Il Buddha nero dell'Afterlife. Ok. 130 kg di stile parziale di spaccatura. Che lavoro è? Parlami un po' di Dex, come ci sei riuscito? Come hai fatto? Oh, comunque il cibo lo prende veramente, Certo, se l'è infilato in bocca così, però... Io e te direi di no, ma T-Bug è lei che ci ha messo in contatto. Poi, appena lui mi ha visto, ho capito che era fatta. Dai, chi può resistere a questa roba? Eh? Certo, Jack, come vuoi tu. Guarda, guarda, se lo infila in bocca si infila da solo, però poi mastica. Belle queste animazioni. Che lavoro è esattamente? Quindi com'è la storia? È di quelle in cui ne usciamo vivi? Speriamo. Il nostro signore Salvatore vuole dirti tutto di persona, a quattro occhi. Devo farmi sistemare però, Jackie. L'intero affare è nelle tue mani ora.
Non vedo perché no, aspetta, perché io? Perché devo andare io? Tu e T-Bug tirate a sorte senza di me. T-Bug e Dex si conoscono da tempo e anch'io l'ho già incontrato. Dex dice che vuole vedere te e fare due chiacchiere. Ci sta, ci sta. Ok, io però vorrei farmi curare. Il lavoro è suo e le regole le detta lui. Che problema c'è se vuole conoscerti di persona? Nessun problema, no? Come pensi, fidati. Mi sa che non ho scelte. Non è che non hai scelte, è quella e basta. Dex è il migliore nel mondo dei fixer. Non fraintendermi, non ho niente contro il padre o Wakako, ma... È il papito! Dex è un'altra categoria, non so se mi spiego. Non direi conosco il mondo dei fixer. Non farmi parlare dei fixer. Trovano un cliente, chiamano uno stronzo che gli fa il lavoro e poi buttano il suo cadavere in una discarica. Noi, all'inizio. Cazzo, ci hai preso in pieno. Dai, smetti di mangiare, però parlami. Sono pieno. Ed è vuoto veramente, incredibilmente. L'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scavi. Grazie. Grazie, Jack. Lo apprezzo. Beh, chiamare il veicolo. Ok, chiamiamolo. Miguel ha fatto un gran lavoro. L'ha rimesso a nuovo. Anche il motore. Ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Beh, andiamo allora. Questa bellezza. Sali. Ma quindi me la consegnano da sola? È già arrivata. Ok, non pensavo. Accelera, sterza, frena, esci dal veicolo. Quindi tocca a me guidare stavolta. Ma non mi sono ancora mosso. Radio, cambia visuale. Appuntamento. Vanno troppo. Posso cambiare visuale? No, dolce, non posso. Quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Dio mio, è strano la guida, eh. È un po' ipersensibile. No, non che la cosa mi dispiace, ma appena tocco destra e sinistra, subito sterza e vabbè. Il nostro primo incidente. Poveraccio questo. Ah! Dio mio! Eccoci qua. È ipersensibile. Scusami un attimo. Cos'è questo? Cos'è? E questo cos'è? Ah, è un tizio pericoloso. Ok. Andiamo, Jackie. Siete padroni dei vostri ricordi. Poiché gli occhi che avete non appartengono a voi. O meglio. L'ho già sentita la tua voce. Ehi là, ciao! Ciao V. Il dottor Vector è pronto a... Ah, è lei Misty, quindi. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Zozzoni. Mi sei simpatico, Jackie. Questi sono... Ah, sembrava una bambina. O forse lo è. Non so. Gatto? Gattino! Oh, coccarino! Oh... Oddio, mi ha guardato. Oh, lo voglio. Lo voglio. Lo voglio a casa. La bambina si sta per sparare in faccia. Lo voglio a casa. Oddio. Oh, gattino bellissimo. Nonostante sia una pratica comune, l'installazione di cyberware resta una procedura invasiva e pericolosa che può essere eseguita solo da specialisti qualificati, i bisturi. Vi sono diversi bisturi a Night City che offrono una varietà potenziamenti come per il cyberware. Seleziona dalla lista potenziamento cibernetico che desideri e rigoditi la tua nuova abilità. Ok. Vic, sei in forma? Ehi, ciao! Johnny Knoxville! Anch'io sono felice di vederti, Vic. È passato di tempo. Già, dal video iniziale. Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e mi sa che mi sono beccato qualcosa. Oh, un virus! Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce. Alla luce no, però... Tutto è anche di peggio. Vabbè, lo sa lui però. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va? No, dai, dammi un potenziamento. Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. Sul serio, ora... Ti sei deciso? Sì, c'ho un po' di soldi, Dico, non è vero. Dex DeShona mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Oh, roba grossa, quindi. Dexter DeShona. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare, non ti ha ancora pagato? Ancora no. Smettila di fregnare, Vic. Ti porterò gli Eddie dopo. Ecco, esatto. Interessi, lo sai.
è l'ultima volta, ok? Verrò a pagarti, fidati. Allora, mi devo... Ulla. Ma che manina incredibile che c'hai. Siediti e rilassati. Dai, vediamo questi potenziamenti cyberware. Forza. Vediamo cosa ci dona. È interessante comunque tutto ciò. A me non dispiace. È il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Occhietti nuovi. Vediamo come ce li impianta. Ora collegati. Ok. Kiroshi, roba prima categoria. Kiroshi, Vic, è il meglio che c'è sul mercato. Già. Allora suppongo che ti sarà. Ho promesso che ti ripagherò, ma questo forse è troppo per me. Offre la casa. Pensiamo poi. Ora esatto. Voglio solo accertarmi che torni a casa tutto intero, con i tuoi Eddie. Grazie, Victor. Allora colleghiamoci. Tu da un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va. Allora, gli impianti cibernetici sono protesi meccaniche che sostituiscono le parti organiche del tuo corpo. Interessante. Essi possono conferirti abilità sovraumane per migliorare le tue capacità di combattimento e migliorare e sopravvivere in condizioni pericolose. Nel 2077 l'installazione di cyberware è una pratica comune, ma resta procedura medica invasiva. Ok, questo me l'hai già detto. Ok, allora qui abbiamo il sistema operativo. Figa, 15.000 euro dollari, è la madonna. E questo 25.000 dollari. Abbiamo, ok, quindi se sono selezionati vuol dire che ce li ho. Vuol dire che ce li ho io, immagino, vero? Coprocessore balistico, aumenta la probabilità di rimbalzo dei proiettili delle armi tradizionali. Collega direttamente l'impianto ottico dell'utente al sistema dell'arma, offrendo il tracciamento in tempo reale dei dati. Vabbè, visto che ce l'ho già. Il server che ottieni nel mondo può essere installato o venduto presso qualsiasi clinica bisturi. Ok. Vabbè, finché non mi costa niente, ben venga, no? E invece gli occhietti ce li ha dati lui. Ottiche Kiroshi, però quello lì era verde, questo è bianco. Vabbè, dai. Migliora la tua vista, slot mod, cyberware vuoto. Ok, ma come faccio a modificarli i cyberware in questo modo, per esempio? Abbiamo altro che possiamo modificare? Con 1000 euro dollari aumento la capacità di trasporto. Non mi conviene. Però so che esiste una cosa interessante. Ma non so dove, forse sulle gambe? Il doppio salto, caviglie potenziate. Tieni premuto per caricare la potenza del salto, quindi rilascia per saltare. Premi X a mezz'aria. Ok, eccolo qui. Questo è il doppio salto. Ed è interessante che sia, come posso dirlo, contestualizzato nel gioco il doppio salto. Perché è una protesi. Ok, quando avrò i soldi verrò a metterlo il doppio salto. A me piace veramente tanto come è sviluppata però questa cosa dei potenziamenti. Mi piace sul serio. Mark 1, come dicevo. Scanner di tutto rispetto. Proietta dati sulla cornea. La ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. Ottimo. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Bello. Ricorda però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Vabbè, finché non mi vedono la faccia. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia Kiroshi. Ottimo. Sono pronto. Squarta pure. ancora non l'avevamo fatto. Procediamo. Benissimo, io pensavo che era già finita. Metti qui quel braccio da super campione. Così. Bene. Fa un po' paura la cosa, però. Ora un po' di anestetico e posso tagliare. Senti qualcosa? Mi sembra di essere dal dentista niente. Come sempre. Non sento niente. Sai che me lo chiedi ogni volta. Non vedo perché oggi dovrebbe essere diverso. Perché l'anestetico è andato male. Non rischi mica di crepare o di restare paralizzato. No. Che vuoi che ne sappia io? Sono solo un dottore. E c'hai ragione, Victor. Luci spente per un attimo, ok? Ai, non vedo. Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Aiuto! Mamma, sono cieco. Questo è il mio vecchio occhio? Ah no, è la configurazione. È il nuovo occhio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Bellissimo sta roba. L'occhio nuovo si è attivato e giustamente lui ce lo sta infilando dentro. Beh, come ti sembra? Ci vedi bene? Meglio che mai, tutto qui? Mi aspettavo qualcosa di più. Porta pazienza, dagli un minuto.
Scansionare le persone col cyberware ottico può fornirti molte informazioni utili, come la forza di un nemico, i suoi alleati o il tipo di arma che utilizza. Grazie alle tue capacità di Netrunner puoi vedere una lista di hacking rapidi che puoi usare contro i nemici. Ok, grazie. Passiamo allo scanner. Victor, miglior bisturi di Boston, veterano di Night City, vecchio amico di Jackie. È così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si guarda, piano piano ce la sta mettendo veramente la roba sulla mano. Fighissimo. In più si collega al database della polizia. Minchia, poca roba, poco di buono, capisci subito con chi hai a che fare. Grazie Victor, questo sì che è un potenziamento. È ora disponibile il database di individui ricercati. Puoi identificare queste persone con lo scanner. Visto che sono tutti ricercati vivi o morti, puoi sceglierli liberamente come consegnarli alla giustizia per ottenere delle ricompense. Ok. Andrà a meraviglia. Figo. Ora prendi l'arma, dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. Ok. Furk. Ma non è la mia arma quella. Dove li vedo le munizioni? Ah, eccoli, qua sotto. Grazie, Victor. E il virus? È il neurovirus, quello dell'ultimo lavoro. Puoi controllare. Fatto ed eliminato mentre installavamo. Ok, grazie. Ho effettuato una scansione completa su software e circuiti. E ho fritto il baco. Sei a posto. Grazie, Victor. L'importante è quello. Grazie. Cazzo, Victor, sei un mago. Bella, fratello. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. Due spruzzi adesso e altri due tra un'ora. Ok. Cos'è? Alzati, grazie. Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. Sì che lo sei. Vai, Roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. Ma quindi quando ora... Quando qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Questo è vero. Questa è una frase incredibile. Questa è un'ottima frase. Quanto ci metti, muovi il culo, Ese. La Madonna, che cattiveria. Sai cosa? Mi sa che sei l'unica persona di Night City che è contenta di quello che ha. Quando arrivi a una certa età non ti fai più illusioni. E la vita comincia a essere più facile. Wow, questa sì che è una frase. Ciao Victor, ci vediamo appena avrò i soldi. Gattino! Oh, che bello che sei, piccolo. Va bene che sei senza peli, ma sei la cosa più adorabile che ho visto in questo gioco fino ad ora, ti giuro. Quindi fa vedere, adesso abbiamo all'incirca 200 munizioni più le 21 che abbiamo nel caricatore. Ehi là! Il cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Che stiamo facendo qui? Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso. Io, ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. Ti aspetta nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok. Ok. Cerco di venderci al meglio. Bravo, V. Vai e venditi. Regina Jones ci chiama. V, ascolta. Ho un problema delicato. Sentiamo. Il numero di attacchi di cyberpsicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante. Per diverse ragioni. Perché devo fermarli? Alcune persone sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Altre invece no. Certo. E so esattamente come suona. Ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Non se saprei, un possibile attacco ti chiamo. Magari puoi indagare prima che la Max Tac arrivi sul posto. Ok, in sostanza è quello che mi dicevano prima. Non c'è nessuno. Metti fuori combattimento l'assalitore e io manderò qualcuno a prelevarlo. Spero che okay. sia tutto chiaro. Ok. È la missione che ci dicevano prima del come si chiama? Della lista nera della polizia, insomma. Esistono vari modi per neutralizzare i nemici senza ucciderli. KO non letali, hacking rapidi non letali, armi non letali, quindi manganelli, armi non letali, granate EMP e altri gadget da combattimento, mod per armi che cambiano i danni non letali. Ah. Se un'arma o un gadget da combattimento o un hacking rapido infligge un danno non letale, ciò è menzionato nella descrizione. Ok. Questo è interessante, il fatto che me lo dicono se una cosa non è letale. Chissà se tipo sparare alle gambe è considerato letale o non letale. Quindi, per esempio, questo tizio qua è un netrunner. Abilità netrunning, salto caricato, surriscaldamento e surriscaldamento. Resiste ed è vulnerabile. Però è considerato pericoloso in questo momento. Oh, io continuo a dirlo. A livello estetico e di ambientazione mi piace un sacco. Mi piace veramente un sacco. Qualcuno sta sparando.
Situazione ostile. Night City, famosa per la sua brutalità, finire vittime di un crimine parte della vita di tutti i giorni. Se dovessi incontrare situazioni non ho visto. Non saprei se dovrei sparare o no. Vediamo, scusami un attimo. Ok, in questo momento sono finito in una rissa. Alcune azioni ti permette di ottenere reputazione. Fatti un nome aumentando la tua reputazione nel sottobosco criminale di Night City. Così facendo otterrai accesso a nuove opportunità. Oh, figo. Minchia, una flashbang. Ok, credo di aver risolto la situazione e quella è polizia. Ah, bene, meno male che allora non mi state sparando. Scusi, non vorrei rubarle il lavoro, ma vengo qui a rapinare i cadaveri. E questa cos'è? Un pulsar, benissimo. Le armi tradizionali permettono di controllare la direzione di rimbalzo del proiettile se hai installato il cyberware con processore balistico e il mod generatore di traiettoria. Oh, figo. Quindi, aspetta, per tradizionale intendi un'arma balistica classica, quindi. C'è anche il sangue che si sparge, figo questo. E stavolta le armi che ho trovato non le vendo. Mi scusi il ritardo, signore, ho avuto un problema da risolvere. Ah, grazie. Scusi che entro, eh. Salve. Una bella giornata per fumare oggi, eh. Dextervi. Che piacere. Dexter the Show in carne. L'ho già sentito il doppiatore. Carne. Andiamo. Cazzo, l'ho già sentito, ma non posso mi ricordo dove. Una cosa così su due piedi. Chiedi. Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo 30° compleanno? Bella domanda. Ricordate tutto quello che conta. Signor nessuno che sopravvivono a Night City è una specie di test? Primo posto o niente, Dex. A qualunque costo. Risposta classica. Quello che mi aspettavo da un giovane entusiasta. Rispetto. Grazie, Dexter. Ora ascolta. Cerco gente per un lavoro serio. Ok. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Sentiamo. Il lavoro, dimmi di più. Sentiamo. Che lavoro è? C'è questo prototipo. Un biochip, a essere precisi. Bisogna recuperare. C'è questo strano effetto della luce quando passiamo sotto fonti di luce che fa sti puntini. Suppongo appartenga a una corporazione. Ho indovinato. Arasaka. Ah. Ecco. Non sarà un problema, no? No. Lavoravo solo lì. È un suicidio bello e buono. È un suicidio, diciamogli la verità. No, nessun problema. È solo un suicidio. Arasaka tiene Ensi in pugno. Nessuno si mette contro di loro. Che dire, Mr. V? Alto rischio, alta ricompensa. Questo è vero. La regola dell'afterlife. E poi, non sono un idiota. Non lasceremo nessuna traccia. Vedi, fa sto strano effetto di luce ogni tanto. Ci siamo capiti? Ok, se tu sai quello che fai. Hai un piano? Due cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolvere. È una banda, immagino. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. Va bene. Qual è il problema? Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Più di una. Inserisci lo shard. Perché sempre sti shard? La risposta è tutto, guarda, prima di parlare ti faccio vedere a sto punto. Ho una storiella per te. Due settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Chissà perché non mi sorprende la cosa. Non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ok. Un giocattolo usa e getta. Ah, ok. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. È morto? Dico chiamava perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Beh, ottimo. Ora comanda Royce.
E non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore. E tu non vuoi rischiare. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Ok. Corporativo, la donna è un agente corporativa? Agente corporativa, qual è il suo gioco? Non ne ho idea. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel... Mi piace avere comunque un'opzione di dialogo del corporativo. Il convoglio che non è arrivato. Il colletto bianco nel bagagliaio deve essere il suo sospettato. Non ha scoperto niente da lui o su di lui. Se lo tiene stretto per sicurezza. Ma deve trovare il bot rubato. Mi piace il fatto che con la corporazione noi abbiamo questa opzione più avanzata. Ottimo lavoro di deduzione, Mr. V. Ovviamente sfrutta pure queste informazioni nel modo giusto. Per farlo, ovvio, ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. La cliente, parlami di lei. La cliente, che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirla. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, quindi tu sei uno importante, okay, comunque. Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Molto comunque, semplice. La cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Noi, quindi. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? È troppo invasivo, Jackie. So tutto quello che serve. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Grazie, fissi Dexter. Un incontro con Miss Parker a Lizzie's Bar. Ma al Flathead dovrai pensarci tu. Un'ultima cosa, Mr. V. Mi dica. Vita tranquilla o finale esplosivo? Ti ho già dato la risposta, no? Ci vediamo. Beh, buona serata. Ciao. Ciao Dexter, buona serata anche a te. Nuovo livello, Jackie. Dexter, ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Cosa stai facendo quelli? Sono occhiali. Credo che voglia esprimermi per bene e vuole valutarci e vedere se siamo all'altezza. Quello sa proteggere i suoi affari. Vuole passarci alcuni lavoretti, immagino dei preparativi. Aspetta, Dexter, adesso ti leggo il messaggio, che intanto ti vedo, Un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Sì, sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex gliel'ha messo al culo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Splendido. Siamo fottuti. E poi c'è dell'altro, comunque. E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? Se ne va in giro a olocciattare e smanettarsi in limousine. Dex cosa fa? E New Renzi che fa? Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi? Che cosa vuoi fare? I Maelstrom o la Parker? Quale prima? Io dico di bussare prima alla porta dei Maelstrom. E anche forte. Ora lei. In questo caso io vado da Whole Foods a tastare il terreno. Annuso un po' in giro. Hasta luego. Ciao Jackie, ci vediamo. Chiama l'agente della Militech Meredith Stotch, opzionale. Ok. Va bene, ci penseremo. Abbiamo una nuova missione da fare. Questi arrosticini, amico, sembrano fantastici. Occhio che ti scotti. Occhio, non mettere la mano sulla griglia. Mi piace il fatto che è proprio libero. Cioè, puoi girare e scoprire vicoletti con dentro negozi. È interessante. È veramente interessante tutto questo. Che poi a livello magari di baghettini, queste cose qui, ragazzi, giocavamo a giochi della PS2 che secondo me avevano veramente molto di peggio. Non bisogna per forza giustificare il tutto per tutto solo perché ci piace, o non bisogna comunque attaccare qualcosa perché lo fanno tutti. Esteticamente, un posto del genere a me piace. Mi piace veramente tanto l'ambientazione, le armi, allo stile comunque Borderlands, ma realistico. Poi mi piace il fatto di poter personalizzare il personaggio, queste cose qua.
non vedo l'ora di andare avanti, sinceramente. Sono proprio curioso di vedere come va avanti. Ed è vero che siamo anche saliti di livello. Artigiano livello 1. Permette di creare oggetti rari. Eccolo qui. Meccanico, smontare gli oggetti conferisce più componenti. E rigattiere, le cianfrusaglie vengono automaticamente smontate. In realtà questo non è molto positivo, perché vorrei venderle anche. Però in realtà secondo me non ne conviene neanche. Questo è Doc Brown. Però io direi di prendere prima questi due. Passiamo a questa. Iniziamo ad aumentare la quantità di cose che otteniamo. Fornisce immunità da tutti gli effetti delle tue granate. Cazzo, a saperlo prendevo questo io. Ed è la prima abilità di questa categoria, cioè nel senso è una protezione incredibile, è immunità. Non so se aumentare intelligenza o qualcos'altro, però io continuerei ad andare di fisico. Va bene, inizio ad aumentare i riflessi. Voglio aumentare fisico riflessi. Mr. V, voglio solo ricordarti ancora che c'è già stato uno scambio di Eddie tra me e i miei stimati amici Maelstrom, 10.000 euro dollari, tondi tondi per la precisione. Perciò quando andrai da loro per prenderlo, non farti spillare altri soldi. Grazie. Come probabilmente cercheranno di fare essendo dei Maelstrom. Grazie. Ti servirà. Buona fortuna. La ringrazio, signor Dexter. Bello che puoi anche rispondere. Probabilmente in altri dialoghi ci sarà anche una lista di cose da rispondere. E là! Signori, che stiamo facendo qui? Con calma, eh. Tutti morti? Merda! Devo ancora sistemare i comandi per la mira. Vorrei una mira migliorata. Allora, aspetta. Ecco fatto. La katana è soddisfacente. E visto che tanto questi sono tutti criminali, io vado in giro a derubarli di tutto. Oh, c'è ancora un cattivo, aspetta. Facciamola sneaky questa missione. Beh, allora crepaci. È stato soddisfacente. Pantaloni larghi con substrato di micromaglia. Grazie. Poveraccia, questa è proprio esplosa male. Occhiali tattici temprati. Grazie. Devo arrivare là sopra. Ma come? Beh, saltando un po' in giro, forse ce la si fa. Eccomi, salve, sono venuto per menarvi. Sono qui per combattere. I gemelli, contro chi voi due devo combattere? Tipico. Secondo me è contro entrambi. Te la butto lì, Vi. Sono qui per combattere. Chi di voi è il mio avversario? Entrambi! Io! Non mi aspettavo due avversari. Ma non fa niente. Ok. Chi è il primo? Io! No, no. Non hai capito. Sia ecco. Quel corpo che questo, sono sempre io. Che significa? Vedo che è un tuo clone? Prima ero due gemelli, come puoi intuire. I gemelli avevano un legame profondo, ma volevano essere ancora più uniti. Non ho capito. Perciò hanno installato dei sincronizzatori d'oscillazione. Una persona, due corpi. Interessante. I due corpi fanno tutto insieme. Tutto. Oh, a livello di cosa è figo. Fate davvero tutto assieme? Fate davvero tutto insieme. Anche sotto le coperte. Ho una ragazza sola per entrambi i corpi. Oh. È quello che vuoi sapere. Sì, volevo proprio sapere quello. Tra i due. Quindi, com'è? Uno prende dalla vita in su e l'altro l'altra metà? No, dal lunedì al mercoledì sta con un corpo. E dal giovedì alla domenica con l'altro. Idiota. Ma c'ha ragione, eh? C'ha ragione a mandarmi fanculo. Giusto per sicurezza, facciamo un salvataggio. Va bene, gemellini, combattiamo. Come volete. Ah, e se salta fuori un altro di... Si scopre che sono una triade di fratelli. Hai la lingua lunga, non c'è dubbio. Vediamo se ti aiuta quando cominciamo. Metti via la spada, Vi. Allora, possiamo iniziare? Sì che possiamo, però aspetta che mi metto qui. Cosa sai fare? Ok, forza. Dobbiamo concentrarci prima su uno. Dai, forza. Se salto in realtà è una schivata migliore della schivata. Dai, forza, forza, prima tu. Dove sei? Forza, forza, vieni qua, merda. Merda, con calma, che sennò qua
Dai che... Ok, e uno è andato. Non riesco a fare la parata in tempo. Questa cosa mi urta. Ok, carichiamo un po' la vita. Forza, forza. Vieni qua, gemellino. Ho vinto? Ah no, ok, se era solo la... Per qualche motivo si era rallentato il tempo. Che succede? Si era rallentato il tempo. Forza, vieni. Vieni che un gemellino è già andato. Dai, dai, vieni qua che ti aspetto. Forza, forza, vieni qua. Vieni. Oh, orca. Mi arrendo. Forza. Dai, alzati allora. E tu? Ne hai abbastanza come tuo fratello o ne vuoi ancora? Non è, è morto? Fratello. Sono io. Cristo, è così difficile da capire. Sì, ecco, visto che prima parlava lui. Dammi i soldi, forza. Vattene. Datemi i soldi. Ehi. Paga? Grazie. Non avete paura. C'è sempre il prossimo incontro. La prossima volta vi meno. Mi piace questa cosa di poter esplorare veramente tutto. Cioè, è tutto visitabile se sai saltare nei posti giusti. È così soddisfacente.